Bene, ben ritrovati. Ormai stiamo precipitando verso il Natale. Vorremmo rallentare perché ci sembra che insomma ci arriviamo sempre un po' stupiti, ma la vita è questa, quindi ci prendiamo questo giorno oggi per fare mente locale almeno su quello che sta per avvenire. Pensavo di fare così, la prima meditazione fare un po' lo sfondo, mentre nella seconda e anche forse un po' più impegnativa meditazione affondare sul testo che abbiamo individuato come il testo principale della nostra riflessione, cioè Luca 4. E questo primo momento l'ho chiamato così, l'ho intitolato così, Dio viene, Dio viene, e quando viene fa muovere, mette in movimento. Questa non è soltanto un tema, un aspetto dell'esperienza di Dio nella Bibbia, questa è la struttura stessa, sempre in qualche modo presente in ogni esperienza di Dio di cui la Bibbia parla. Quando incontri Dio, e ci sono tanti incontri con Dio, molti sono illusori, falsi, ci pare di incontrare Dio ma incontriamo un idolo, ma quando incontriamo Dio per davvero, quello che succede è un esodo, sempre. E l'esodo nella Bibbia, certamente prima di tutto e soprattutto nel Primo Testamento, è un avvenimento, ma è anche sempre il modo di essere di Dio. Cioè dopo quell'avvenimento, e grazie al fatto che nella storia si è ripetuto più volte nell'esperienza di Dio che Israele ha fatto, hanno compreso i nostri fratelli maggiori che questo doveva essere il modo sempre di essere di Dio, di presentarsi di Dio nella storia degli uomini. Un Dio che compie continuamente degli esodi, cioè delle uscite, e che quando incontra fa uscire, spinge ad uscire, mette in movimento. E questo naturalmente incrocia, no, il tema che Papa Francesco sta rilanciando continuamente con grande insistenza da quando è stato eletto, come si dice, no, Papa? Uscite. Dice, se una Chiesa non esce si ammala. A questo proposito consiglio, anche se un po' scoraggiante, francamente è stato un po' una sorpresa, ci si immaginava che la prima lettera di Papa Francesco sarebbe stata la prima vera sua, perché l'altra insomma ha rifinito quella di Benedetto XVI, ma la prima vera sua lettera sarebbe stata una cosina un po' agile, no? Giombia, sono 200 e passa numeri, cioè, quindi un po' voluminoso, un po'... Ecco, però lui fin dalle prime battute di questa lettera attribuisce adesso un valore programmatico, quindi vale la pena di prenderla, di leggerla, piano piano, per quel che si può. E lì vedrete che, a parte l'onnipresenza del tema missionario, appunto, l'invito è continuo, è ripetuto, uscite, se volete incontrare Dio dovete uscire. E dovete uscire naturalmente, se lo continua a ripetere, perché non è né facile né naturale, cioè il comando di uscire incontra delle resistenze, e giustamente uno dice uscire dove? Anche tra addetti ai lavori, persino tra alti prelati, no? Si dice ma il Papa dice di uscire, tu gli dici, e lui ti risponde sì, uscire per dove, per andare dove? Qui sappiamo dove siamo, se usciamo poi, vabbè, dico, è evidente che anche un pochino, questione di fede. Quando Dio dice a Israele esci verso la terra che ti indicherò, Israele non ha mai conosciuto quella terra, si fida di una promessa, mi pare che questa sia l'esperienza un poco della,
della vita e della fede certamente, ma anche della vita, no? Non è che uno intraprende una cosa perché sa già dove va a finire, come si dice. Anzi, molte sorprese gli sono riservate sul cammino e non se le aspettava, e va bene. Dunque è un po' anche in obbedienza all'invito del Papa, ma soprattutto perché in questo invito cogliamo il fatto che il Papa si colloca al centro dell'esperienza biblica di Dio, che accogliamo questo invito ad uscire a riflettere sull'esodo nostro certamente, ma anche di Dio, anzi nostro perché di Dio. Verrebbe da dire già in sintesi, no? Non c'è amore possibile se non si accetta di uscire da se stessi verso l'altro, e d'altra parte non c'è amore possibile se qualcuno prima non ci ha preceduti uscendo da sé per venire verso di noi, a incontrare noi. Questa è un po' la dinamica che cercheremo di descrivere in questo primo momento, e poi la vedremo come nell'esperienza di Gesù proprio fin dall'inizio si rende presente. Ecco, il primo momento lo vorrei descrivere così, l'ho già anticipato, ma e poi lo enuncio e poi vediamo in alcune figure bibliche come questo si realizza. Chi incontra Dio esce, è spinto ad uscire da sé, da ciò che è familiare, no? Da ciò che è conosciuto, e in questo uscire però fa esperienza di ritrovare se stesso, prima di tutto, gli altri e infine anche certamente il Dio vero. E gli uomini e le donne che Dio incontra nella Bibbia li chiama fuori, li vuole itineranti. Nella lettera di Pietro e nella lettera agli Ebrei si formalizzerà questa espressione, stranieri e pellegrini. Così ci vuole il Signore nella storia, stranieri e pellegrini, senza bisogno che si vada troppo lontano, no? Stranieri e pellegrini. Cioè persone le quali sono state rese diverse, un po' diverse, a volte molto diverse, dall'incontro che hanno avuto con il Signore. Qui vale per tutti quell'immagine che mi pare anche noi abbiamo già visto, no? Del cieco nato. Incontra Gesù e ci vede, e le persone che lo vedono dicono: ma no, non è lui, però gli assomiglia. E lui giura e spergiura: ma no, sono proprio io. Lui non si rende conto di essere poi così cambiato, ma l'incontro con Gesù lo ha trasformato. Non so se sapete, trasformazione in greco si dice metamorfosi, che è la parola con cui noi traduciamo trasfigurazione. L'incontro con il Signore ci trasfigura, a volte molto più di quel che ci rendiamo conto noi. Si percepisce, lo percepiscono gli altri. Però ci rende diversi, stranieri e pellegrini, appunto, attirati da una patria che non è quella in cui viviamo, in cui tantomeno quella dentro la quale siamo nati. Già Genesi 2 suggeriva la necessità per l'uomo e per la donna, che vogliono crescere naturalmente, di abbandonare il padre e la madre, cioè la patria. La patria. Ed ecco la prima grande figura dove si condensa questa logica, questa dinamica, meglio, dell'esperienza di Dio biblica, che è la figura di Abramo. Abramo e i patriarchi sono chiamati ad uscire, ad andare. Abramo viene incontrato da una voce che non si presenta, non dice io sono questo, quest'altro, no, eccetera, ma dice, la prima parola che dice, che Abramo ascolta, è: esci, vattene, vattene,
vai a te stesso letteralmente. In questo andare, in questo comando c'è una promessa, no? Andando incontrerai te stesso, vai a te stesso, vattene. In questo andare incontrerai a te stesso se abbandonerai la casa di tuo padre e ti renderai disponibile ad andare verso il paese che io ti indicherò. Giusto? Dice così la voce. Non parla di Canaan. Canaan è una scelta di Abramo. Perché? Perché era già in famiglia questo progetto. Già suo padre voleva andare a Canaan. E poi il progetto abortì. La scrittura non dice perché. Genesi 11 non racconta, non spiega perché. Ma insomma, in questo viaggio migratorio da Ur dei Caldei verso Canaan, la famigliola si ferma a Carran. E lì la voce incontra Abramo e gli dice di andarsene. Ora c'è un dispetto che l'autore sacro ci fa, forse è un dispetto voluto, è una trappola come si dice, perché il lettore ci caschi e poi si accorga dopo dell'errore che ha fatto. Lì il racconto di Genesi 11 dice che racconta in breve la storia del padre di Abramo, Terach, e dice che questo appunto migra a un certo momento, si porta dietro Abramo e Sara, naturalmente, e Lot, suo nipote, arrivano a Carran, ecco, dove poi questo padre muore. E poi attacca Genesi 12 con la vocazione di Abramo. Per cui a noi resta nella mente che Abramo parte da Carran quando muore il suo papà, ma facendo i conti delle età ci si accorge che l'anno in cui viene chiamato Abramo, l'età di suo padre, di Abramo, l'anno in cui viene chiamato Abramo, suo padre non è affatto morto e resterà da solo a Carran per altri 60 anni. È interessante. Va bene, comunque Abramo esce, tra l'altro si porta via tutto, lascia il papà da solo, perché si porta anche Lot, suo nipote, figlio di suo fratello morto, e esce da Carran e comincia una esistenza itinerante. Forse segno, almeno io interpreto così, di quella inquietudine che prende quando incontri Dio. È un Dio che quando lo incontri insinua nella tua esistenza una inquietudine. Che cosa vuol dire? Che non ti puoi acquietare, no? Da nessuna, non puoi dire di nessuna esperienza o di nessun luogo, ecco, qui c'è Dio, posso stare tranquillo, sono arrivato, ecco, mai. L'approdo non è mai definitivo. E quindi certo è un momento di pausa, ma promette subito una ripartenza, o meglio richiede subito una ripartenza. E Abramo è fatto uscire da Dio però per un compito, il compito di essere benedizione, per portare questa benedizione di Dio, la benedizione nella Genesi è la fecondità, quindi la vita, per portare vita ovunque a tutte le famiglie della terra. Allora ecco che uscire non si sa per andare dove, ma si sa perché: per portare la benedizione conosciuta nell'incontro con il Signore a tutti quelli che questa benedizione non conoscono, o anche a tutti quelli che questa benedizione vivono senza sapere da chi arriva. Quindi certo, come tutte le uscite, quando tu esci, ti metti per strada, non sai quello che incontrerai, è una strada che non hai mai fatto, è nuova, riserva delle sorprese, insinua delle minacce. Quindi è vero che uscendo ti trovi in un non luogo, però è la condizione per fare incontri nuovi, è la condizione in ogni caso per obbedire
a un comando del Signore. Anche per lui, uscire da se stesso non è mica stato uno scherzetto. Ha incontrato delle cose anche spiacevoli. Dice, beh, ma lui sa tutto. Boh. Lui sa tutto, ma insomma la libertà della sua creatura sembra proprio nella scrittura che lo sorprenda più volte. Quindi sa tutto di alcune cose. Anzi, penso proprio che la descrizione che ne fa la Genesi è chiarissima. Dio sa tutto, sapete di che cosa? Delle piante, degli animali, perché lì sono proprio obbedienti, fanno quello che vuole lui. Quindi lì non ha sorprese. Nella storia di Giona è clamorosa questa cosa. Tutti gli obbediscono, tranne Giona, è interessante. Ecco, quando poi arriva la sua creatura preferita, quella che è proprio fatta immagine e somiglianza, e lì cominciano i problemi. Dio continua a stupirsi, spesso negativamente, qualche volta anche positivamente, dice, tova, questa creatura, come appunto nel libro di Giona, si stupirà della conversione di Ninive, no? E il testo dice per due volte che Dio si pente del male che aveva pensato di fare, no? E cambia, usando il verbo proprio della conversione, bello. Bene. Ecco, quindi Abramo è un po' la figura di riferimento. Notate, sapete, no? Sappiamo che Abramo è una figura che viene elaborata in Israele dopo il racconto dell'Esodo. È una figura tipica, diciamo così, è un'idealizzazione di come dovrebbe essere nostro padre, se è nostro padre. Quindi con certamente già il segno dei nostri difetti, ma anche con la grandezza che deve avere un padre per dare il carattere, ecco, a un popolo. Ed è interessante che nella fede di Israele non sia bastato Mosè, ma si sia sentito il bisogno di risalire prima di Mosè e fissare una figura. Abramo, Isacco e Giacobbe sono i padri. Giacobbe soprattutto, che ha il nome Israele e che è ladro e bugiardo, ma anche coraggioso, è uno che per ottenere la benedizione che vuole è disposto a lottare con un angelo tutta una notte, non è mica, è lasciarsi ferire, colpire nella carne, zoppicare permanentemente. Questo è Israele, Israele si riconosce, gli dice sì, sarò anche ladro, bugiardo, un po' così così, no? Ecco, però mi ci metto dentro totalmente in questa esperienza, anche quando mi segna e mi ferisce. Porto nella carne i segni delle lotte con Dio. Ecco, potrebbe dire un israelita dopo aver letto la storia di Giacobbe. Bello, no? Bene. Bene, la seconda grande figura, allora, e qui siamo già nell'esperienza storica, anche se, come dire, raccontata in un'epica, no? In un epico racconto, la seconda figura è quella di Israele, strettamente associato a Mosè durante il racconto dell'Esodo. Israele fa l'esperienza che Dio lo viene a trovare, quindi uscendo dalla sua beata quiete, viene a crearsi un sacco di problemi, prendendosi il suo popolo in Egitto, strappandolo dalla schiavitù. E Dio fa uscire il popolo dalla schiavitù dell'Egitto, certo per andare verso la terra promessa, ma prima di tutto e soprattutto perché, affinché già nel cammino del deserto si faccia esperienza di una alleanza. Dunque Israele viene fatto uscire dall'Egitto per essere alleato di Dio e certo poi anche per abitare la terra, questa terra promessa, e abitare questa terra in una maniera tale, secondo uno stile tale, che possa essere di esempio davanti alle nazioni. Questa consapevolezza che l'esperienza di Israele non appartiene solo a Israele,
ma che deve essere vista anche da altri, non per esibizionismo, ma per benedizione degli altri, è presente fin dall'inizio. Quindi se è vero che non c'è un compito missionario esplicito o detto, come verrà detto poi nel Nuovo Testamento, non è esatto dire che nell'Antico Testamento, nel Primo Testamento, non c'è traccia di missione. Sempre la vocazione è associata a un compito. Israele si è chiesto subito, fin da subito, Dio ci ha scelti, ma perché? Perché poi si guardava allo specchio, non è che diceva, beh, perché? Per forza, no? Sono il più bello, sono il più intelligente, sono il più ricco, sono il più forte. Si guarda allo specchio e dice, a maggior ragione, caro Signore, ma perché hai scelto noi? Qual è lo scopo? Qual è il progetto? E il progetto è che Israele rappresenti davanti alle nazioni quella vita felice che è possibile sperimentare, che è possibile vivere quando si è alleati, fedeli, onesti e sinceri del Signore. E questo. Tant'è che quando poi dopo si profila la disgrazia per Israele, i profeti annunciano l'esilio, lo annunciano anche in questi termini, ti vergognerai davanti alle nazioni, le nazioni ti derideranno, diranno, ah ecco, guarda, il Signore li ha abbandonati. E allora lì, no, per converso, la preghiera degli oranti dirà, Signore, vorrei mica abbandonarci, che figura ci fai? Interessante, no? Si arriva arricato giustamente e dice, Signore, non farlo per noi, fallo per il tuo nome, fallo per il tuo nome, difendi la tua dignità e il tuo nome nella storia, non abbandonarci. La terza grande figura di coloro che sono fatti uscire per essere benedizione è quella dei profeti. I profeti sono chiamati a parte dal Signore per essere mandati e per essere mandati a propiziare per il popolo di Israele prima di tutto e in seconda battuta anche per chiunque voglia ascoltare la loro parola, per propiziare prima di tutto la conversione. Il popolo deve riconoscere di essersi sempre allontanato dal Signore. Anzi, di più, il popolo deve sempre riconoscere di essere idolatra. Che la vera figura di Dio, la vera immagine di Dio, è qualcosa che veramente richiederebbe una tale uscita dai nostri schemi, dalle nostre immaginazioni, anche dalle nostre esperienze, se volete, una tale uscita che pochi e poche volte in una vita è possibile dire di aver fatto. Il più delle volte, davanti a un uomo o a una donna di Dio, ispirati dalla parola, e noi ci dobbiamo riconoscere, quindi per noi, davanti alla scrittura, ci dobbiamo riconoscere sempre bisognosi di questa conversione. Sempre abbiamo frainteso il Signore, sempre non ci siamo fatti di Lui un'idea che fosse all'altezza, che fosse davvero degna della sua diversità. Tre volte santo il nostro Dio vuol dire che è tre volte diverso da come possiamo mai immaginarcelo. È per questo che l'incontro con Lui richiede una continua uscita. Ogni volta essere disposti a uscire dai propri schemi, dalle proprie sintesi parziali, momentanee, e rimettersi nel cammino della ricerca. Anche intellettualmente vale questo, oltre che esistenzialmente. Dunque i profeti sono mandati affinché propizino la conversione del popolo, ma sono mandati anche a indicare al popolo di Israele e in modo particolare ai suoi capi e ai ricchi del paese, come si esprimono
sovente i profeti, a indicare quella gran massa di poveri o di impoveriti o di insignificanti o di oppressi che giacciono ai confini di Israele stesso, non perché siano stranieri, ma perché sono stati cacciati ai margini, appunto, ma sono fratelli e sorelle. Lo scandalo che il profeta rivela è che non soltanto Israele ha impoverito altri, ma ha impoverito fratelli e sorelle. Questo è lo scandalo. Dice, ma come? Quelli sono ebrei, eh? Che vuol dire? Non è una questione etnica, vuol dire quelli sono nell'alleanza come te, sono figli e figlie. Qui questa radice profetica della denuncia della povertà e del richiamo forte a occuparsi dei poveri in quelle formule, no, condensate, per esempio questa molto bella, no? Dio è il Dio della vedova, dello straniero e dell'orfano. Oppure Dio è il Dio degli oppressi. Oppure quella che risale dritto dritto all'Esodo, no? Mosè va dal faraone e dice Dio vuole che lasci uscire il suo popolo. Il suo popolo chi è? Un popolo di schiavi. Schiavi. Ecco, questo marchio, eri schiavo in Egitto, ricordatelo, e quindi abbi cura sempre degli ultimi, questo marchio originario Israele tende continuamente a dimenticarlo. Ecco, e i profeti lo richiamano su questo, dice guarda che c'è un privilegio in Dio per i poveri. C'è un privilegio. Dio ama tutti, certamente, ma pone la sua dimora preferenziale prima di tutto e soprattutto ai margini. Allora cominciamo a capire, forse, no? Perché il Papa inviti a uscire verso le periferie esistenziali. Certo, per dare una mano ai poverini che sono stati cacciati ai margini, ma anche per ritrovarci poverini noi, ma infine per poter incontrare Lui, perché Lui è là. Lui è là. Dunque i profeti sono persone fatte uscire dalla parola di Dio affinché facciano uscire altri verso un'idea migliore di Dio, un'idea, un'immagine più adeguata di Dio, convertirsi dalle nostre idolatrie, verso le periferie dove molti uomini e donne sono condannati a vivere, dal nostro egoismo, dalla nostra ingordigia, i poveri, e infine per farci uscire verso una immaginazione del futuro che sia degna di Dio e dell'uomo, un futuro che prende e prenderà poi col tempo, no? La caratteristica di un futuro escatologico, ultimo, un futuro fatto di pace, un futuro fatto di amore, un futuro fatto di gioia. È un futuro che riguarderà anche le nazioni. Questa è la parabola, no? Profetica. Beh, non possiamo dimenticare tra le figure che ci illustrano questa dinamica che chi incontra Dio esce, deve uscire per ritrovare se stesso, gli altri e il Dio vero. Non possiamo dimenticare l'esodo definitivo, in qualche modo definitivo, non perché poi non abbiano dovuto ripeterlo altre volte, ma perché quello ha segnato, come dire, lo spartiacque, l'esodo che i discepoli hanno dovuto compiere al seguito del loro maestro. E l'esodo
L'esodo importante non è stato il primo, quando questi discepoli, sia pure con molto coraggio, hanno lasciato il padre sulla barca coi garzoni e se ne sono andati al seguito di Gesù. Ma l'esodo definitivo è quando questi stessi discepoli, dopo aver fatto il primo giro e aver fallito miseramente, sono ritrovati, raccolti di nuovo dal risorto e mandati finalmente ad annunciare il Vangelo a tutte le genti. Questo è l'esodo, che è decisivo. Certo, non c'è senza il primo, non sta senza il primo, ma se non ci fosse stato il secondo sarebbe semplicemente finito tutto. Dunque, anche i discepoli fanno l'esperienza di essere mandati, si sentono dire vattene, andatevene, troverete voi stessi. È la stessa dinamica, Su questo punto Gesù non ha innovato radicalmente, ha dato compimento, ma è la stessa dinamica dell'esperienza di Dio che avevano fatto i suoi padri nella fede, nel contesto della tradizione ebraica. Ecco, Gesù li raduna e li invia ad annunciare il Vangelo, che vuol dire che non si può annunciare il Vangelo senza andare, senza uscire verso chi sta fuori. E però anche, questo era già vero per Abramo, uscendo e andando e incontrando, quindi facendo l'esperienza di essere stranieri, facendo l'esperienza di essere nomadi, itineranti, facendo l'esperienza ovunque arrivi di dover chiedere ospitalità perché non sei di casa, non sei del luogo, quindi coltivando anche l'atteggiamento e la spiritualità dell'ospite, di colui che chiede ospitalità. Ecco, solo così tu anche comprendi meglio il tuo Signore e il Vangelo che porti. Bello, no? Non è che quando hai capito il Vangelo allora esci e fai questa cosa. No, uscendo e facendo questa cosa e annunciando questo Vangelo lo capisci meglio. Lo ritrovi nuovo, di nuovo e nuovo per te. Oltre che porgerlo ad altri come cosa nuova. E qui, vedete, sembra che si chiuda il cerchio, Gesù ritorna ad Abramo. Gesù ritorna ad Abramo. Oppure, come è più giusto dire, Gesù in vera compie totalmente, definitivamente, quello che già si poteva intravedere nell'esperienza di Abramo. Ecco, su questo aspetto, per cui noi magari non facciamo fatica a pensare o a ricordarci che il nostro Dio è un Dio ospitale, no? Che vuole ospitare dentro il suo abbraccio tutte le genti, tutta la terra, tutta l'umanità. Questo non facciamo fatica a ricordarcelo, magari qualche volta sì, perché un po' ci secca, dice beh, sono proprio tutti. Anche quelli là che non hanno fatto niente per meritarselo, come se noi invece sì. Vabbè, ma qualcuno, per qualcuno è proprio per, un po' per tutti in realtà, ma per qualcuno più che per altri è irrinunciabile questa cosa, no? Dice, beh, ma ci sarà un privilegio per noi o no? Se è proprio per tutti, noi però viaggeremo in prima classe almeno. Dopo aver fatto, no, tutte le nostre vite in terza, quarta classe, viaggeremo in prima classe e resteremo delusi. O meglio, credo che ci saranno un sacco di persone sante che ci diranno ma accomodati in prima classe, noi ci sentiremo dei vermi. E va bene, ma giusto così, almeno quello, visto che non c'è l'inferno, almeno un po' di vergogna per essere finiti in prima classe. E là dietro invece in economy che fanno delle feste, no? E lì tutti così invece in prima classe. Vabbè, peggio per voi, se vi piace la prima classe.
Ecco, ma perché dicevo questa cosa? Boh, non lo so, non lo so. Fa niente. Eh? Ecco, Dio vuole ospitare tutte le genti, ma facciamo fatica a immaginarci che Dio invece, il primo gesto che fa Dio quando esce da sé ed entra nella nostra storia è di chiedere Lui ospitalità a noi. Qui mi piace sempre, no, ricordare che l'immagine insuperabile in questo è proprio quella di Apocalisse 3, no? Io sto alla porta e busso, questo è il nostro Dio. Questo è il nostro Dio. Chiede umilmente ospitalità, ma chiede umilmente anche furbamente, no? Perché Lui vuole la nostra libertà, Lui vuole il nostro impegno libero, cordiale, non gli importa, no? Cioè, non arriva massiccio e dice io sono il padrone, no? Gli basterebbe poco, e noi per paura piegheremmo subito il capo, giustamente, no? E ritorneremmo dentro quel rapporto con Dio, no? Con l'idolo, che io ti faccio dei piaceri e tu mi darai delle benedizioni. No, invece arriva e dice no, guarda, io vorrei tanto stare con te semplicemente perché ti desidero, lo voglio, mi piace, ti amo, ti amo. Però bussa, chiede permesso. E di conseguenza la sua chiesa, no? Se deve essere il segno di questo Dio, la testimonianza di questo Dio, ovunque arriva, arriva in punta di piedi, bussa, chiede permesso, no? Non si stupisce se i grandi di questo mondo se ne dimenticano, non è che va risentita a bussare, no? Alle porte del Parlamento dicendo ah, vi siete dimenticati dei cattolici, ma stai sereno. L'importante è che non dicano questo un giorno i poveri. Che non dicano a Dio, Signore, i cattolici si sono dimenticati di noi. Sarebbe per noi tragico, no? Tragico. Ma chi si occupa dei poveri è difficile che abbia udienza nei palazzi del potere. È questo, credo, un pochino, no? Che sta dicendo il Papa Francesco. Allora, la lentezza con cui le nostre chiese si allineano alle sue parole non è dovuta al fatto che non hanno capito bene, eh? No, no, hanno capito benissimo. È perché hanno capito più che bene quali possono essere tutte le conseguenze. Dice, adesso lui fa facile, là, parla del Vangelo, ma dopo ci sono le questioni pratiche, no? Le questioni pratiche. Ecco, e non è neanche del tutto falso questo, ecco. Allora la buona domanda è come si dà corpo a questa riforma che il Papa ci chiede. Non, belle parole, ma impossibile. Ho il sospetto che per molti sia questa seconda cosa. Fa niente, lui. Il Papa andrà avanti, il Vangelo sarà sempre quello e qualcuno che si sforzerà almeno di farlo entrare nella sua vita ci sarà. Però si saranno persi un'occasione, ecco. La pazienza di Dio gliene manderà altre, eh? Altri profeti dovranno soffrire e via. Ecco, secondo passo, e intanto però possiamo incontrare Dio, questo Dio che quando lo incontriamo ci fa uscire, in quanto Lui per primo e sempre esce incontro a noi. Come abbiamo letto anche nella preghiera e come si legge in Apocalisse, è bella questa definizione di Dio. Dio è colui che era, che è e che viene, non che sarà. Che era, che è e che viene. Che viene. E se viene, se mi viene incontro, è perché esce da un luogo per venirmi a trovare. Per venire nel luogo in cui io mi trovo. Era, è e viene. Entra nella nostra storia. E per entrare nella nostra storia supera continuamente la distanza che mettiamo tra noi e Lui con il nostro peccato. In questo è magistrale la storia di Giuseppe, che occupa tutto un buon terzo, quasi, un quarto forse, meglio, più esatto dire, del racconto della Genesi. Quando alla fine, al capitolo 50, il Giuseppe è di nuovo stimolato dalla paura che i suoi fratelli hanno della sua vendetta, dice loro, ma sapete, Dio ha deciso di far servire questo male che voi avete fatto
per un bene. Cioè, questa è la condizione nella quale si trova Dio quando entra nella nostra storia, a dover fare i conti con una serie. Lui vorrebbe fare delle cose, alla fine le fa o cerca di farle in tutti i modi, ma certo deve cambiare continuamente, perché trova resistenze, trova opposizioni, trova negazioni, trova dispetti, trova... Continuamente è un po' come il navigatore, no? Della macchina, no? Se tu fai apposta a non ascoltarlo, tutte le volte e lui ricalcola continuamente, no? È difficile, solo in qualche raro caso ti dice tornate indietro, dice guarda qui proprio devi proprio ritornare sulla stessa strada, se no ricalcola e ti fa, no? E gira, tu ti allontani e lui sì però, ecco, se finalmente cominci ad ascoltarlo ti avvicini. Vabbè, scusate l'esempio, magari non è chiaro per tutti, no? Ecco. Forse non è chiaro per le religiose, hanno poca abitudine. Chi Bianca, tu sei, lo usi, no, il navigatore? Per muoverti in questa casa, navigatore. Va bene, ecco, e questa cosa è per questo motivo serissimo che il Papa ci ricorda di nuovo, continuamente, in maniera martellante, l'idea della misericordia, che non è una roba molle, no? Sdolcinata, ma è questa ostinazione nell'amore che Dio ha nei nostri confronti, questo impegno che si è preso una volta per tutte e per sempre, nuova ed eterna alleanza, nella morte di suo figlio, di non lasciarci mai più. E quindi più ci allontaniamo da lui e più lo costringiamo a uscire da se stesso per raggiungerci, più lo costringiamo a seguirci su strade che lui non ama, più lo costringiamo a compromettersi in inferni nei quali lo trasciniamo, ma nei quali si lascia volentieri trascinare per amore nostro. Questo è un amore che non si ferma davanti a nulla. Se c'è la possibilità ancora di ritrovare il senso di alcune categorie metafisiche per descrivere Dio, onnisciente, onnipotente, onni di qui, onni di là, sia chiaro che nella prospettiva cristiana, poi se uno vuol fare della filosofia può fare quel che vuole, ma nella prospettiva cristiana questo è possibile soltanto se sono attributi dell'amore. Dio è onnipotente, sì, nell'amore, non che può far quel che vuole, ma che fa sempre il bene, che vuole sempre il bene. Uno dice, beh, allora è un po' limitato. Beh, se questo è un limite, sì. Sì, questo è il grande limite di Dio. Sapete, non può fare il male. Dice, allora che Dio è? Beh, io preferisco un Dio così. Per cui poi stiamo attenti a non immaginarcelo nell'esercizio della sua onnipotenza che spacca questo, distrugge quello, insomma. A qualcuno spiace, sapete? Dice, orca miseria, preferivo King Kong, preferivo, non so, il supereroe dai superpoteri. Lo vedremo tra un attimo, Gesù di Nazareth. Ecco, allora, infine, questa uscita di Dio verso di noi la vediamo nel figlio di quel padre che esce incontro a noi. E dove e come esce incontro a noi? Beh, nelle periferie dell'esistenza. In Maria di Nazareth è chiarissimo, sceglie una ragazza che in quanto tale è probabilmente analfabeta, non sappiamo quanto povera, sceglie una ragazza di Nazareth, una città sconosciuta nella Bibbia prima dell'Annunciazione. Ma non basta, sceglie
di venire nella storia in maniera definitiva, di condividere la nostra umanità assumendola, questo Dio, e il primo annuncio che questo è accaduto viene dato ai pastori, pastori che sono tra, in Israele i pastori erano considerati un po' come noi consideriamo gli zingari. Ecco, quindi non certo, dice, se voi immaginatevi, no? Arriva uno zingaro, no? Con la sua roulotte e dice, te, mi è apparso un angelo, ha detto che è nato il... Dice, beh, scusa, ma viene a dirlo a uno così e io mi devo aspettare che sia uno così a venirlo a dire a me. Ecco, è così, Noi poi facciamo il presepe, siamo riusciti, no, a fare di questo una bella cosa, anche esteticamente, una cosa che muove dei sentimenti, no, piacevoli, intimi, un po' così, ma... Pastori voleva dire stare fuori, stare in mezzo agli animali continuamente, quindi per la legge mosaica si era impuri. Nonostante che i progenitori fossero pastori, Abramo è incredibile. Abramo, Isacco, era scritto, pastori, Abele era pastore. Eppure Israele era riuscito, no, ad adattare la sua memoria anche religiosa, dicendo sì, però i pastori sono veramente dei delinquenti, quelli là no, ma dopo tutti gli altri stavano in giro di notte, rubacchiavano, persone così. Ma anche il ritratto che Luca al capitolo 2 ci dà di Gesù tra i dottori è un ritratto, lo capiremo alla fine del Vangelo, è il ritratto di qualcuno che visita le periferie esistenziali. Sì, ci accorgeremo alla fine del racconto evangelico che anche il Tempio di Gerusalemme è diventato una periferia esistenziale, luogo di grandi miserie, perché i dottori della legge, no, pensano malissimo di Dio. E il figlio di Dio a 12 anni dice, questi qui c'hanno bisogno di una buona parola, mi sembrano un po' scassati. E infatti tutti restano a bocca aperta, interessante. Devono tenere in piedi la baracca, non è che si può essere, no, proprio precisi nella memoria di fede e nelle sue conseguenze. E Gesù è tra i dottori e lì pronuncia la sua prima parola nel Vangelo di Luca, dicendo al padre e alla madre, che con tutte le buone ragioni del mondo sono preoccupati perché non lo trovavano più, ma perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Perché mi cercavate? Perché mi volete tenere? Occuparsi delle cose del padre vuol dire andare. Perché mi volete tenere? Che è anche un messaggio che arriva dritto al lettore, no? Tu sei all'inizio della lettura dell'Evangelo, sei al capitolo secondo e Gesù ti dice, a te che lo cerchi, magari con preoccupazione, perché non vedi i segni della sua presenza nella tua vita, ti dice, ma che cosa cerchi? Cercandomi che cosa cerchi davvero? Cerchi le cose del Padre mio? Allora io ti ci potrò condurre, oppure cerchi altro? E se cerchi le cose del Padre mio, sei disposto a fare un esodo alla mia sequela oppure no? Uno, due, 100 esodi, uno al giorno, due al giorno se serve. Ecco, poi lo vediamo ritratto Gesù al battesimo, quando riceve lo spirito e il riconoscimento del Padre. E dove sta Gesù mentre si lascia immergere nelle acque del battesimo di Giovanni Battista? Sta in mezzo ai peccatori, sta in mezzo ai penitenti, sta in mezzo a coloro che riconoscono, avvicinandosi al battesimo purificatore di Giovanni, di essersi molto allontanati da Dio. Gesù sta in mezzo ai lontani. Gesù sta in mezzo agli ultimi. Gesù è collocato in questa grande periferia della storia che viene radunata dalla parola di Giovanni Battista.
e si fa battezzare. Accoglie anche lui e per sé il segno della purificazione. Non ne ha bisogno, dirà la lettera agli ebrei, no? È senza peccato. Certo, è senza peccato, ma ama i peccatori. Questa è la grande operazione che Dio riesce a fare. Separare quello che facciamo da quello che siamo e salvare l'immagine migliore di noi, l'immagine buona di noi. Ecco, finisco con questo accenno. Può essere, può stupire, no? Ma anche perché è di una noiosità totale leggere questi testi, ma perché Luca e Matteo addirittura all'inizio e Luca al capitolo terzo, alla fine del capitolo terzo, ci raccontano la genealogia di Gesù? Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni ed era figlio, come si riteneva, di Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Matteo, figlio di Levi, figlio di Melchì, fino ad arrivare figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio. È interessante, no? Il Messia, il figlio di Dio, è un figlio. Già questo ci colloca in una periferia e non al centro. Non è un padre, cioè non è l'iniziatore assoluto di qualcosa. Questo solo Dio, appunto. Ma anche l'iniziatore relativo di qualcosa. Dice, vabbè, no, Gesù non è padre nel senso di Dio, l'origine. Ma è padre perché comunque ha dato origine a qualcosa. Gesù ha sempre rifiutato per sé questo appellativo. E la tradizione cristiana è stata attentissima a non attribuirglielo, neanche postumo. Gesù non è padre, è sempre e solo figlio. Cioè generato, si riconosce generato da una storia che lo ha preparato e che lo ha partorito. Gesù non è padre, è figlio. E voi sapete che figli si era finché si restava sotto la tutela del patriarca. Dire quando Gesù si emancipa dalla sua famiglia, lo vedremo tra un attimo, da Nazareth, no? Quando Gesù si emancipa dalla sua famiglia, non dice adesso io sono padre, e dice io resto figlio e quindi fratello di tanti fratelli e sorelle. È interessante, come dire, questa condizione di minorità, perché era riconosciuta tale, e finché sei figlio sei sotto tutela, finché sei sotto tutela non sei libero. Non sei te stesso. Bene, questa condizione Gesù la sceglie permanentemente. Si potrebbe dire che la grande intuizione di Francesco d'Assisi, noi siamo tra di noi frati, cioè fratelli, e frati minori, cioè piccoli, non solo fratelli ma piccoli, questa intuizione di Francesco d'Assisi non fa che riportare in primo piano quella che era stata la grande intuizione di Gesù di Nazareth. In questo senso il movimento francescano si propone come un movimento di ritorno al Vangelo. Non qualcosa di più del Vangelo, ma semplicemente e anche indegnamente un ritorno alla radicalità evangelica che era già quella di Gesù e dei suoi. Ecco, allora mi pare che tutte queste indicazioni ci possano portare a una semplice conclusione. Il regno che Gesù predica, lo predica ponendosi fuori e per quelli di fuori. Ponendosi fuori dai centri di potere, di eccellenza dell'umano, di credibilità, di persuasività, fuori, e per tutti quelli, prima di tutto e soprattutto, che da questi sistemi politici, economici e ai noi anche religiosi sono cacciati ai margini, se non addirittura francamente fuori. Il Vangelo
è prima di tutto e soprattutto per quelli di fuori, e badate, non per quelli di fuori che se lo meritano, ma per quelli di fuori perché stanno fuori, perché sono stati buttati fuori, magari anche giustamente. Dice, è povero, ha speso tutto al video poker lì, quelle macchinette, è malato, ho capito, e allora lo lasci morire fuori. Visitate i carcerati, sì, ma solo quelli innocenti, però. No, quelli buoni, quelli bravi. Aiutate i poveri, sì, però quelli, no? Sappiamo, no? Conosciamo che anche tra i poveri c'è il buono e il cattivo. Anzi, spesso la povertà abbrutisce, rende un po' cattivi, un po' selvatici, ci riporta a uno stato un po' animale quando si deve lottare per la sopravvivenza. Beh, ecco, visto da chi sta dentro, questa collocazione, questo spazio che il regno apre per quelli che sono fuori è un non luogo. Sì, è vero, ha ragione quell'alto prelato milanese che dice, sì, ma se noi usciamo per andare dove? In un non luogo? E se fosse? Ma tu ci credi che il Signore è con noi o no? È chiaro che si sa, come si dice, no? Quello che si lascia, ma non si sa quello che si trova. Lo sappiamo, ma è lì. La sfida è lì. Bene. Ci rivediamo alle 11, giusto? Prego.